Adesso continuiamo con il significato dell'icona e l'icona sacra nel mistero di comunione. Come avviene quest'opera di santificazione attraverso l'icona? Il settimo concilio ecumenico di Nicea dichiara: l'icona è per noi l'occasione di un incontro personale nella grazia dello Spirito Santo con colui che essa rappresenta. Più il fedele guarda le icone, più si ricorda di colui che vi è rappresentato e si sforza di imitarlo. Testimonia, rispetta e venera, ma non adora, che è dovuta unicamente a Dio l'adorazione. L'essenza del mistero cristiano è l'unione di Dio e dell'uomo con Dio. Dio si rivela all'uomo attraverso la creazione, nella scrittura e soprattutto nell'incarnazione e nella continuazione di questa incarnazione nella Chiesa, nei sacramenti e in tutte le altre forme sacramentali, concrete ed efficaci. Ogni volta che Dio si manifesta all'uomo, lo fa per donarsi a lui, per comunicare con lui, per divinizzarlo, cioè santificarlo. Anche nell'icona, come abbiamo visto, Dio, pur non identificandosi con le proprie rappresentazioni, vuole essere presente in essa. Non si tratta di una semplice presenza simbolica, ma di una presenza personale. L'icona non vuole rappresentare un semplice ricordo di un fatto, di un volto, ma è il segno di una presenza attuale. Dio non attua da lontano la salvezza degli uomini. Per l'essenza di Dio è quella di essere con. L'essenza di Dio è la essere comunione, vita trinitaria. Anche la sua presenza nell'icona ha come scopo di portare l'uomo alla comunione con Lui, per trasformarlo in Lui, per divinizzarlo. Ovviamente tale presenza, che ha qualcosa di sacramentale, rimanda alla presenza viva di Cristo, di Maria e dei Santi nella gloria e dalla misteriosa comunione che la Chiesa vive con loro qua giù sulla terra. Sono quindi presenze misteriose, strettamente collegate con la massima presenza sacramentale di Cristo nell'Eucarestia e con le altre presenze nei sacramenti, nella parola, nella preghiera della Chiesa. Sono quindi un invito al dialogo e all'incontro, sono presenze offerte a noi per entrare in comunione con l'invisibile attraverso le strutture sacramentali visibili. Si aprono come finestre sul mistero reale che esse propongono, senza sovrapporsi in maniera artificiale, fra credente che contempla e le realtà contemplate. Sono mediazioni per l'incontro della preghiera e quindi tutte relative alla realizzazione dell'incontro fra le persone, fra l'orante Dio, rivelato in Cristo e nel suo Spirito, fra il credente e il volto materno di Maria e la presenza amica dei Santi. Così nella preghiera sono mediazioni per questo incontro sacramentale. Questo mistero di trasformazione nel prototipo è avvenuto in maniera eccellente nella Madre di Dio e nei Santi. La Madre di Dio, variamente rappresentata nelle icone, nei misteri del Figlio e nei suoi titoli, è pure immagine di Dio, trasparenza dello Spirito, il tutto santo, che l'ha resa tutta santa. Il suo mistero viene sempre rappresentato in funzione della sua comunione con Cristo e della sua esemplarità con la Chiesa. I Santi, con il loro volto o negli episodi della loro vita, sono sempre immagini dell'immagine tipo dell'archetipo. In essi il Santo che è Cristo e il tutto santo che è lo Spirito si rivelano per aver portato l'uomo alla realizzazione della sua immagine di santità. La preghiera con le icone, la semplice proposta di una teologia dell'icona, ci permette di sviluppare alcune riflessioni sul valore specifico di questo tipo di preghiera. La valorizzazione della preghiera con le icone sta tutta nell'autenticità della preghiera cristiana alla quale esse ci guidano. Anzi,
Si può dire che questa forma di preghiera costituisca una specie di sintesi di tutta la preghiera cristiana, preghiera individuale e preghiera liturgica. Inoltre concentra in sé tutto il significato della preghiera. Infatti si tratta di una preghiera che è ascolto della parola e del mistero, accoglienza della rivelazione di Dio, contemplazione, sintesi di fede e di amore, dell'ineffabile verità e vita di Dio, in sé e nella sua espansione trinitaria di salvezza nel mondo, nelle grandi opere della creazione e della redenzione, e poi conseguente risposta animata dallo Spirito, nella molteplice sinfonia della preghiera cristiana, per diventare vitale impegno di compiere il tutto la volontà del Padre. In quale maniera le icone possono favorire questa preghiera cristiana? L'icona, in quanto rivelazione e presenza, favorisce l'incontro con il mistero in uno sguardo contemplativo. La preghiera del salmista, Signore mostrami il tuo volto, di fronte all'icona di Cristo, immagine del Padre, diventa in un certo senso realtà. Davanti all'icona di Cristo mi viene rivelata la serietà di Dio dell'Antico Testamento e la condiscendenza dell'amore che si rivela nel Figlio amatissimo. Il Pantocratore ci offre la sua maestà e la sua tenerezza, la sua immagine è avvolta nella luce gioiosa e anche se appare ieratica. È vero Dio, è vero uomo, ma lo sguardo è sempre luminoso, porta con sé la luce increata, l'amore trinitario dal quale è scaturito ogni uomo. Indica l'amore immutabile con il quale Dio ama e cerca la sua creatura, la sua immagine. Fissando gli occhi su questa immagine, ci permette di entrare in dialogo di amicizia, di adorazione, di ringraziamento e di lode. Così le icone misteriche, che rappresentano episodi della vita del Signore, ci aiutano ad entrare nella dinamica del Vangelo per essere raggiunti nell'oggi della Chiesa da questi stessi misteri salvifici. L'immagine della Vergine Maria è l'icona dell'incarnazione tipo della Chiesa e della nuova creatura, nella sua tenerezza, nel suo sguardo pieno di amore, rivolto al Figlio. È un invito a confessare Cristo come Signore, a lasciarlo diventare il Signore della nostra vita, a lasciarsi trasformare da Lui, ad andare continuamente da Lui. Maria ci guida a Lui, diventa il nostro modello, intercede per noi, noi ammiriamo in silenzio, imploriamo e meditiamo.